Ciao amici, buongiorno e buon inizio settimana. Dunque, il fronte freddo o saccatura, chiamatela come volete, sta entrando in queste ore nel nord Italia, anzi è già entrata per la verità, e i maggiori fenomeni li troviamo tra l'Emilia Romagna e il Basso Veneto, naturalmente anche sulle Alpi, dove sta nevicando a quote molto interessanti questa mattina. Si tratta di un fronte freddo proveniente dal nord Europa, naturalmente inseguito al suo seguito da aria molto fredda di origine groenlandese, il cui perno appunto è sul Mare del Nord, quindi aria fredda in discesa dall'Europa del Nord. Una situazione quindi di marcato maltempo che ci appresteremo a vivere nelle prossime ore, con maggiore influenza nel pomeriggio e serata odierna, allorquando al passaggio di questo fronte si attiveranno anche forti correnti del nord e nord-est, quindi di bora, dove toccherà il suo apice nella serata nottata con raffiche anche di 80 km orari, quindi prestare massima attenzione sulla zona appunto che va dalle nostre zone di Chioggia fino a Comacchio, proprio perché il minimo traslerà poi dal centro Italia verso naturalmente l'Alto Adriatico. Quindi avremo una situazione di forte piovosità nelle ore centrali della giornata, nel pomeriggio sera, poi molto lentamente questa notte si sposterà verso est, lasciando il suo seguito aria moderatamente fredda, che innescherà naturalmente anche delle gelate qua e là sulla nostra provincia. Per quanto riguarda i fenomeni, saranno essenzialmente piovosi sulle nostre zone, essenzialmente nevosi dai 200-300 metri in su, ma all'interno della provincia di Venezia avremo qualche fioccata possibile nel nord veneziano e nella parte terminale del delta del Po verso Ferrara e così via. Naturalmente nevicherà molto nell'Emilia Romagna, che normalmente è molto esposta a questo genere di fenomeni con questo tipo di venti, e naturalmente nevicherà anche sui Monti Iberici e i Colli Ugani a 200-300 metri, come vi ho detto. Quindi a noi una buona piovosità e un parecchio vento durante la giornata. Quindi attenzione ai fenomeni per chi si muove in giro, sarà molto veloce e lascerà poi al suo seguito, come detto, l'aria fredda che ce la porteremo avanti almeno fino a giovedì. Poi da giovedì cambio di repertorio ancora una volta, ma ne riparleremo domani. Quindi vi auguro comunque una buona giornata e un buon inizio di settimana. Ciao a tutti!